Dovevamo difenderci anche da una nuova arma, il gas. Con maschere rudimentali che servivano a poco o a niente. Domenica 18 novembre 1917. È più di un mese che non ci muoviamo da Milano. Ma oggi con la zia Olga siamo andate alla stazione e abbiamo preso i biglietti per Pavia. Andiamo a trovare certi nostri parenti. L'ottobre scorso è stato il mese più orribile da quando è cominciata questa guerra. Non ho più scritto a Mario. Non ho il coraggio di farlo. La Russia sta uscendo dal conflitto perché ha la rivoluzione in casa. E così i tedeschi hanno potuto spostare molti reparti sul nostro fronte. E grazie a loro gli austriaci hanno accerchiato un'intera armata italiana a Caporetto. Disastro totale. I nostri non hanno resistito a quell'ondata. Qui i giornali minimizzano, ma alcuni ufficiali che sono venuti nella nostra fabbrica hanno detto che sono più di 300.000 i soldati che hanno gettato le armi. Gli austriaci hanno messo le mani su migliaia di cannoni, armi di ogni genere, camion, auto e su tonnellate di rifornimenti. Poi quasi 500.000 di civili sono fuggiti dalle zone conquistate verso le nostre linee, con le loro povere cose e con tutti i mezzi possibili. Anche la Marina ha ritirato dalla laguna e dai canneti del fiume Sele le sue zattere armate. Così ho letto che le chiamano. Per mesi avevano colpito le linee austriache con i loro cannoni. L'armata austro-tedesca è avanzata per 150 chilometri verso la pianura veneta. E in quei giorni si diceva che non avrebbe avuto problemi ad arrivare a Verona, a Bologna o qui da noi, a Milano. Arrivano anche notizie terribili sulla sorte di molti fuggiaschi, accusati di diserzione e fucilati sul posto, senza processo. Molti sono pure i casi di decimazione. Il 3 novembre i nostri risalgono il Grappa e occupano Vittorio Veneto. È la spallata finale. Quello che è stato uno degli eserciti più forti del mondo non ha più forze e cade per non rialzarsi, come dirà Diaz. Gli austriaci sono in rotta, si arrendono in massa, sono centinaia di migliaia che arrivano nelle nostre linee, rassegnati, distrutti dalla stanchezza, ma in fondo felici di aver salvato la pelle.
È finita. Il 3 novembre la cavalleria entra a Trento e issa la nostra bandiera sul castello del Buon Consiglio. Il giorno dopo noi della Marina attracchiamo nel porto di Trieste e sulle banchine una folla in delirio accoglie il piccolo re. È il 4 novembre del 1918. La guerra è finita. L'incubo è finito. Ovunque c'è festa. Bande che suonano, bandiere tricolori, gente pazza di gioia nelle strade. E io sono tra loro, ma senza il mio amico di sempre. Lui non ce l'ha fatta. Cantan tutte con ardore